Ciao a tutti e benvenuti in questo primo retro gaming di Crash Bash. Già rimuovo la cam, iniziamo subito. Il gioco che letteralmente lo gamepad. Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. Developed by Eurocom Entertainment Software. Crash Bash! Adesso inizio. Uka Uka, quante volte bisogna dirtelo? Tu non puoi battermi. Ne ho sentite abbastanza di queste tue finte perle di saggezza. Sarò io il più forte e sarà il male a prevalere alla fine. Questa discussione non può continuare all'infinito. Dobbiamo risolvere la faccenda una volta per tutte. Una volta, mio debole fratello, sono d'accordo. La sistemeremo tutto per bene. Preparati a combattere! No, Uka Uka. Gli antichi non lo permetteranno. Non può esserci disaccordo fra noi. Una bella sfida, allora. Il bene contro il male, i tuoi giocatori contro i miei. Molto bene. Convoca le squadre. Crash, Cortex, benvenuti. Voi e i vostri amici siete stati chiamati qui per combattere. Sarà una battaglia fra il bene e il male che durerà fino alla fine e che vinca il migliore. Uka Uka, lo scontro non è equilibrato. Tu hai troppi giocatori. Se hai tanta fiducia nella potenza del male, puoi vincere anche in condizioni di parità. Dammi due giocatori della tua squadra. Molto bene. Scegli. Che la sfida inizi. Ok. Ok, a inizio la mia agonia perché per quelli che sono vecchi lo sanno, per quelli nuovi che non lo sanno, ma Crash Bash di tutti i giochi che portai tempo fa, che chiaramente non finì, è l'unico gioco, presumibilmente forse al mondo, che io odio. Odio a morte, specialmente con quella scimmia, l'Iraru vince, non è, ti giuro, già sentire quello veramente. Allora, qua noto che ci sono trofei, cristalli e gemme. La questione è che certe cose come si ottengono? Allora, dovrò salvare 300 miliardi di volte per vincere, sappiate questo. Ok.
Allora, ogni tanto perdere qualche vita ci sta, sempre no, logicamente. Attualmente, per esempio, ne ho persa solo una, presumo. Ne ho perse un paio, però loro ne hanno di meno. Sono sempre in vantaggio. Ok, lui è l'ultimo e ne ha 10, quindi è uno scontro ormai diretto. Crash vince. Ma questo è solo il primo round. Allora, salviamo nuovamente. 3, 2, 1, via! No, 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 già partiamo male, male, male. 3, 2, 1, via! Non devo assolutamente perdere in nessun modo le vite. Cazzo, non è per niente facile. Ed è l'inizio. Cioè, Lila Lu, per esempio, non ha perso neanche una vita finora. Seriamente, Lila Lu ne ha persa solo una ancora. Ma com'è possibile? Cioè, Lila Lu non perde vite quasi. Io già ne ho perse due. Quella non l'avevo visto, cazzo. Bastardo. Non è possibile, non perdono vite loro, non perdono... Tutte addosso a me vengono ora. Cioè, se Lila Lu non perde vita, io non ce la posso fare il secondo round. Ok, tutte e due ne hanno 4 luna ora. Ok, ne ho perse solamente una, loro ne hanno perse parecchie. Vince.
Ah, sono ben 3 round, ok. 3, 2, 1, via. Ma io ho perso una vita così a caso. Vabbè. Deve perdere qualche vita lì da Luke. È lui quell'unico che ogni volta... Ok. E ora è il koala ad avere più vite. Penso che sia un koala. Bastardo. Ok, per ora la situazione è abbastanza buona, anche se quelli per... Non posso perdere troppe vite, non posso perdere troppe vite. Situazione è sempre il koala quello ad avere molte vite. Che la situazione è veramente ottima per ora. Loro hanno 5 vite, 1, 4. Io ne ho invece ancora 12. Situazione, ne ha 3 lui ancora, è assurdo. Dovrebbe essere finita? Ok. Però mi chiedo, la gemma come si ottiene il cristallo? Lì il dubbio mi è, devo vincere 3 volte? Tengo i trofei, ma non gemme e cristalli. Boh. Quindi vanno fatte 3 volte? Cavolo, per vincere tutto 3 volte. Ok, quindi... Cioè, un livello a video devo portare questo passo, quindi... Hai capito, per ogni cosa cambiano le cose, stavolta sono in svantaggio. 2, 1, via. Ok, sono sempre... ma loro non perdono vite, il problema è quello. Non è facile però vincere, qui veramente non è facile. Se mi arrivano tutte addosso è un problema serio qua, come cazzo si fa?
L'Ilia 2 è quello che è più in vantaggio di tutti ed è un problema grosso. No, 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 non si può, devo caricare, non ce la faccio. Cioè, è assurdo che Lila Lu non perda vite, è assurdo. Non sono messo per niente bene io. Cioè, vedete quando tutte addosso a me vengono? Ma che cazzo faccio? Tutte addosso a me. Ora Lidl ne ha perse tantissime. Affanculo, ha colpito l'alta e l'ha deviata. No. L'impossibile. È bello che se sto trattando così. Cioè, se sono trascinando così, secondo me non si può fare, cioè dico. Il ruolo all'ultima vita, io ne ho 6 ancora. Tu hai vinto. Ah, ok. È solo un round, perfetto. Mi sembrava esagerata la cosa, cioè, fare trascinando pure come prima. Col cristallo cosa cambierà invece? Ah, ok, praticamente in questo caso mi toglie il calcio, cioè il potere. Sicuramente ogni livello qualcosa cambia, tipo mi rimuove qualcosa, aggiunge altre cose. Sì, ma se già cominciamo così, non andiamo d'accordo. Solo 2 vite hanno perso loro. Ma è possibile che sia svantaggiato per ora? Lidl è sempre quello che ha più vite, logicamente. Ok, finalmente ne ha persa una. Il problema sorge come cominciano ad arrivare ogni tanto la linea. Forse sto rischiando a salvare qua. Ma mi sa che ho sbagliato tutto qui. Bastardo di un koala. Niente, continua a ribattermi quelle che gli mani. No, ma mi stanno arrivando tutte addosso a me, ma che cazzo! Questa parte la vedo molto complicata. Questo cazzo di cola ha scassato la minchia, oh! Oh, finalmente.
A parte che io ho tutte le vite io ancora, quindi neanche dovrei lamentarmi. Cioè, ma Lidalù non perde vite, è indecente la cosa, è indecente. Rendete conto come stanno rimontando in questo modo, no? Il koala ha rotto il cazzo, ha rotto il cazzo. Minchia, ma è possibile che sono diventate queste cose? Si sono trasformati da un momento all'altro, è assurda sta cosa. Logicamente devo salvare 300 miliardi di volte perché non riesco. Se Lila Luna scende sotto i 10 io non sono messo per niente al sicuro. Porca puttana, porca puttana. Che ha perso sia una vita, ma Lila Luna ha perso qualcosa anche secondo me. Questo cazzo di koala continua a controbattere. Stavolta non mi ha voluto colpire, chissà perché. Minchia, quel cazzo di koala ce l'ha con me! Da lui è troppo in vantaggio. Niente, la situazione è sempre quella. Vaffanculo. Messo molto molto bene ora. Tutti con tre vite, cioè due vite e uno con tre vite. Cioè, prima è fuori dai giochi. La lui ha una vita, quello ne ha due, tre ancora. A sto punto di almeno cominciare il secondo, ma ripeto, qua in base al tempo che ci impiego io posso portarvi un livello a video. Un livello a video assolutamente, perché ci impiego veramente tanto. Salviamo. 2, 1, via. Io penso che la logica è che vince chi ha più vite, rimane indietro. Ah, non sapevo che funzionasse così, certamente non mi ricordavo alcuni pulsanti. Carica. Ok.
E qua non si sblocca quasi niente. È rimasto solo il koala. Come cazzo si fa a evitare a cadere qua? Il primo è andato. Salviamo nuovamente. 3, 2, 1, via. Allora, sto salvando anche se forse ho fatto una gran cazzata. No, vabbè. Cioè, si sono buttati tutti uno dietro l'altro, non ci posso credere, oh. Questa cosa è veramente assurda, si sono ammazzati tutti e tre. No, vabbè. Ma a sto punto direi che posso anche fare tutto il secondo livello. Allora, vediamo un po' cosa cambia stavolta. Ah, questa è tosta, stavolta devo riuscirci col tempo, cioè, quindi se finisce il tempo perdo. 2, 1, via. Cazzo, ma non cadono, non cadono. 2, 1, via. Tu hai perso. Minchia, troppo aggressivi sono, cazzo, troppo aggressivi. Tu hai
perso. Minchia, ma sto avendo una sfiga da fare schifo. Uno, via. No, non la comprendo sta cosa, veramente. Ma come cazzo si fa a evitare a cadere, porca puttana, oh? Come cazzo si fa? Cioè, ci deve essere un cazzo di metodo. Non spiega una minchia. Ok. Minchia, resistere la lupa, porca puttana! Oh! Tu hai vinto! Non volete cadere! Ok, manca solo il cristallo, c'è il bello che deve essere più avanti. Vediamo cosa cambia in questo caso. Che tipo c'è stavolta solo la corrente che mi ammazzerebbe forse? 2, 1, via! Sì, ma cazzo, ma manco il tempo di iniziare che mi colpisce, porca puttana! Allora, uno già è fuori dai giochi, quindi salvo. Con l'elettricità scassa la minchia. Allora, non so se fallirò, siamo a 2. Tu hai vinto. Secondo livello concluso.
Va bene, salviamo nuovamente. Se questo ti è piaciuto, mi lascia un mi piace. La prossima volta facciamo il terzo livello e se riesco anche il quarto e forse anche il quinto, vediamo. Dipende quanto ci impiego. E niente, se questo ti è piaciuto, mi lascia un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!